Buongiorno a tutti, oggi pasta, anzi orecchiette, vongole e broccoletti. Io sto facendo spurgare le vongole così dopo il liquido non lo filtro. 2 ore in acqua e sale con lo scolapasta o il colino sospeso in maniera tale che poi le impurità vanno sul fondo e prima di metterle in ammollo le ho sciacquate sotto acqua corrente fredda e sbattute una per una, visto che sono poche, nel lavandino. Faccio questa operazione perché in questa maniera, se ce n'è qualcuna piena di sabbia, si rompe, cioè si apre, e poi potete eliminarla. Allora, mettiamo un po' di sale nell'acqua, poi prendiamo i broccoletti, li mettiamo in acqua. E li facciamo bollire, dal momento del bollore considerate circa 15 minuti. Nel frattempo, visto che la ricetta è velocissima, mettiamo in padella olio extravergine d'oliva abbondante, mettiamo qualche spicchietto d'aglio, poi mettiamo il peperoncino piccante, facciamo riscaldare bene l'olio. E dopo aver dato una bella risciacquata alle vongole, le mettiamo in padella, facendo sì che tutte tocchino il fondo. Poi, sempre a fiamma alta, copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per 1 minuto. Dopo 1 minuto, togliamo il coperchio. E man mano che si aprono iniziamo a togliere le vongole. Toglietele subito, se no, come vi dico sempre, diventano gommose. Una volta tolte tutte le vongole, prendiamo una metà dei broccoletti, magari quelli più piccoli, e li trasferiamo nel fondo di cottura delle vongole, che io non ho filtrato perché, come vi dicevo prima, ho fatto spurgare bene e controllata una per una tutte le vongole. Se voi preferite, fatelo filtrare. Ora abbassiamo un po' la fiamma, e a fiamma dolce, ecco qui, facciamo continuare a cuocere, aggiungendo un mestolo d'acqua bollente. E l'altra metà dei broccoletti la mettiamo nel bicchiere del mini peamer. Aggiungiamo anche qui un mezzo mestolino d'acqua e frulliamo. Ottenuta una crema abbastanza liquida, la mettiamo da parte. A questo punto non ci resta che mettere un altro pizzico di sale nell'acqua, senza esagerare però. E possiamo già mettere a cuocere le orecchiette, che faremo cuocere per 2-3 minuti in meno rispetto al tempo di cottura riportato sulla confezione. Quando mancheranno 2-3 minuti alla fine della cottura della pasta, togliamo gli spicchietti d'aglio prima di dimenticarceli, poi trasferiamo le orecchiette in padella, verso perfetto. Ed una volta trasferite tutte le orecchiette, iniziamo a mescolare un po', poi aggiungiamo una buona parte dei broccoli frullati. E a fiamma medio-alta, mescolando frequentemente, facciamo finire di cuocere la pasta finché sarà bella al dente. Perfetto, ho appena assaggiato la pasta, è quasi al dente, dico quasi perché io la mangio veramente molto molto al dente, quindi posso spegnere la fiamma a questo punto, aggiungere le vongole con il loro liquido. Far saltare un po', e
e a questo punto dare un'ultima mescolata ed impiattare subito. Guardate qua che bel piatto, ci metto un goccio d'olio fresco e chiaramente assaggio con voi. Ecco qua, la domanda è: cucchiaio o forchetta? Facciamo forchetta, va. Mamma mia, che bontà! Fate questa ricetta e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Mettete un like e condividete. Ciao a tutti e buon appetito!